Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo video è particolare, non è il solito gameplay che porto sul mio canale, ovvero quello che porto ogni giorno o spesso e volentieri la maggior parte del tempo che mi occupo su YouTube. Questa volta ho deciso di fare qualcosa di particolare, narrare qualcosa, o almeno parlare con voi, mentre mostrerò questo gioco. In teoria chiamato gioco. Attualmente siamo su una montagna. Una montagna fredda. Spesso piove e ci sono svariate nevicate. Fa molto freddo, insomma. E sinceramente, l'unica cosa calda che adesso io ho sono i miei testicoli. Ma tornando a noi, perché mai mi trovo su questa enorme roccia? Sinceramente, non lo so nemmeno io. Non so come ci sia finito. Ma più che altro mi chiedo perché mai sto registrando questo video. È vero, voglio mostrare qualcosa. Cosa veramente voglio mostrare? Non so, la mia pazzia? Oppure mostrare qualcosa dei miei sentimenti? Oppure... Non so, ragazzi, qualcosa voglio mostrarvi. Bene, mi rendo conto che tra poco la neve è quasi finita, o almeno così sembra. Sorge il sole e vedo questo panorama che ho intorno. Forse non è un granché. Ma è piacevole nel suo modo. Forse c'è qualcosa che attualmente non sto capendo. Forse voi vi state chiedendo ma che razza di gioco è? O che cazzo sto dicendo io? E vi rispondo con tutta sincerità. Non lo so nemmeno io. Forse volevo fare una chiacchierata con voi, come già detto prima. O non so, in qualche modo mostrarvi questo gioco. E sinceramente non so se chiamarlo gioco. Finalmente la neve si è sciolta, sembra che sia venuta l'estate, e notiamo bene questa montagna nel suo moto deforme, graficamente orribile si può dire, ma nel suo modo, ripeto, piacevole. Mi sono reso conto che dopo all'incirca 15 minuti di registrazione non ho concluso un tubo. Avete visto con i vostri occhi grandi piogge, grandi nevicate e a volte splendide giornate. E anche notte veramente buie. Però, dopo un po', mi accorgo che con questo pianoforte che ho tra le mani, quando suono il pianeta gira velocemente. Forse dovevo accorgermi prima, infatti qualcosa nel gameplay vedrete. Scusatemi, intendevo video, non posso chiamarlo gameplay di certo questo video. Che va più velocemente a un certo punto, sono io che in teoria suono questo pianoforte. E come ben vedete, le piogge, le nevicate e tutto il resto è molto più veloce. In questo modo. Poi, dopo 30 minuti di registrazione, ed è stato stancante registrare 30 minuti e non concludere nulla, giustamente. Però mi rendo conto di una cosa, che forse dovevo rendermi conto prima, che probabilmente voi direte, ma sei un coglione, cosa che penso io. Bene ragazzi, mi sono accorto che con la rotellina posso allontanarmi dal pianeta. O dalla montagna, se si può chiamare così, non so cosa cavolo sia. Ma so solo che sono un coglione. Perché potevo anche farlo prima ed evitare di registrare tutto questo tempo. E vedere cosa c'è oltre questa montagna. Ma allontanandomi, mi accorgo
che a parte la montagna ci sono alcuni asteroidi sparsi un po' qua e là. Beh, ragazzi, sono passati quasi 6 minuti e 33 di questo video. O almeno il video finirà a quel numero, perché già lo so, perché sto narrando qualcosa che già ho fatto. E vi siete resi conto anche voi che questo video è una merda. Ma forse in sé questo video è gioco, sta dando un senso a qualcosa. Forse il suo significato è che il tempo vola e che dobbiamo goderci quello che abbiamo intorno. Forse vuol significare che la natura è unica e ci può regalare tantissime emozioni e vuole essere rispettata. O forse vuole significare che questo immenso spazio, noi siamo veramente minuscoli e che abbiamo tanto ancora da imparare. Bene ragazzi, lo sapete anche voi, queste sono tutte stronzate. È semplicemente un gioco di merda ed ho rubato il vostro tempo. Quindi arrivederci e mi dispiace ragazzi. Vi ho preso un po' per il culo.